Buonasera a tutti, benvenuti a questo terzo e ultimo webinar del corso della prima edizione 2017 del corso Twinning Online. Sono con noi Giulia Felice, Giacomo Bianchi e Donatella Nucci, che tra poco si collegherà alla nostra capo unità. E appunto Giulia Felice e Giacomo Bianchi, i nostri colleghi dell'unità. E poi come relatori abbiamo le ambasciatrici Antonella Cirello, Brigida Clemente, Emanuele Aleto, Giusy Gualtieri e Tiziana Cippitelli, che appunto abbiamo, che gentilmente appunto ci offrono la loro collaborazione e con le quali parleremo appunto innanzitutto dei criteri di qualità e di come candidare il progetto al certificato di qualità nazionale. Come alcuni consigli su come organizzare un Twin Space al fine di valorizzare al meglio il vostro progetto, e poi abbiamo pensato di offrirvi una serie di buone pratiche proprio per vedere degli esempi concreti di progetto e appunto qui vedete l'elenco dei vari progetti che presenteremo, delle persone che presenteranno, e ne abbiamo presentate appunto uno per l'infanzia, uno per la primaria, per le medie e due per le superiori. Abbiamo pensato a un progetto più di carattere scientifico e un progetto più umanistico. Chiaramente tutti i riferimenti di questi progetti, i link al Twin Space e tutti i materiali che eventualmente verranno visualizzati oggi, li ritroverete nel nostro gruppo. Allora, io passerei subito alla parola a Brigida Clemente per la panoramica sui criteri di qualità. Brigida, a te la parola. Alexandra, eccomi. Benissimo. Sì, perfetto, ti Allora, sentiamo. io mi condivido subito lo schermo, vi saluto, innanzitutto saluto tutti i nuovi twinners presenti, infatti ho visto sono tantissimi e di questo sono veramente molto felice perché la nostra squadra diventa sempre più forte. Allora, intanto vado con la condivisione dello schermo e come dicevi, faremo vedere quali sono i riconoscimenti di e-twinning e quindi che cosa effettivamente e-twinning riconosce ai docenti e agli studenti per i progetti posti in essere, quindi per i progetti attivati e svolti. E sono riconoscimenti che ovviamente vanno ad attestare una qualità. Una certificazione di qualità del progetto. Facciamo un po' di chiarezza, quindi vediamo. Innanzitutto qui siamo nella pagina del sito di Indire eTwinning, quindi www.etwinning.indire.it, e nella sezione premi. Anche perché ovviamente a futura memoria, quindi anche dopo questo webinar, potrete andare tranquillamente a reperire queste informazioni per una lettura più approfondita, perché ovviamente in 10 minuti sì, vi farò una panoramica, sicuramente avrete chiari i concetti di premi, twinning e certificati di qualità, però per approfondimenti io vi consiglio comunque di tenere in considerazione questo canale. Quindi vediamo qui le tipologie di riconoscimenti in e-twinning. Ne abbiamo due di due tipi. Innanzitutto i certificati di qualità e poi abbiamo i premi e-twinning. I certificati di qualità si distinguono in certificati di qualità nazionali e certificati di qualità europei. Allora, il certificato di qualità nazionale attesta quindi che è stato raggiunto dal progetto una buona qualità e quindi un riconoscimento per come è stato svolto il progetto, per le attività, per come è stata condotta, diciamo, la comunicazione, la collaborazione e la condivisione all'interno del progetto. Il certificato di qualità viene conferito dall'unità nazionale eTwinning e per poter ottenere questo certificato di qualità è necessario inviare una candidatura. Quindi, terminato il progetto oppure quando si è in una fase, diciamo, conclusiva del progetto, quindi anche se il progetto non è terminato, ma
e nella sua fase conclusiva, anche se non è stato chiuso ed è ancora aperto, si può presentare la candidatura per il Quality Label nazionale. Vediamo adesso qual è il procedimento. Entriamo nel mio eTwinning Live, quindi anche voi dovrete fare questo passaggio. Dal vostro eTwinning Live andare nell'area progetti. Qui ovviamente troverete tutti i vostri progetti attivi e anche quelli chiusi, quindi avrete la possibilità di candidare un vostro progetto, sia ancora attivo oppure un progetto che avete già deciso di chiudere. Troverete qui, vedete, nella fascia gialla, l'indicazione invia la tua candidatura per il certificato di qualità. Generalmente la candidatura può essere presentata in qualunque momento dell'anno, però si deve tenere presente che più o meno alla fine di giugno cioè avviene la valutazione da parte dell'unità nazionale. Quindi in qualunque momento il vostro progetto sia in una fase conclusiva, se vi faccio un esempio, se avete fatto un progetto della durata di 2 settimane per le festività natalizie e avete iniziato e avete anche deciso di concludere, quindi di chiudere il progetto, potete inviare subito la candidatura di qualità per il certificato di qualità, quindi a gennaio già, ok? Ma la valutazione da parte dell'unità nazionale avverrà a giugno, generalmente verso la fine di giugno. I dettagli, vedete qui nell'eTwinning Live, vi vengono chiesti i dettagli del progetto, quindi dovrete inserire una breve descrizione del vostro progetto. Facciamo qui ora una simulazione, guardate, massimo 1000 caratteri. Dovrete inserire tutti i link ai risultati online del vostro progetto e quindi anche qui facciamo una simulazione. Ancora potrete inserire, vedete, alcuni file che magari non sono visibili nel TwinSpace pubblico, per il quale vi ricordo sarà necessario poi dare all'unità nazionale una username e una password per poter accedere. Quindi bisognerà fare l'invito per la valutazione all'unità nazionale come utente visitatore. Poi vi faccio vedere il passaggio. Quindi qui hanno inserito eventuali anche file. Prossima tappa, vedete ancora una descrizione del progetto con riferimento ai metodi pedagogici utilizzati, sempre circa 2000 caratteri qui. Come il progetto è stato integrato nel curriculum, mettiamo dei puntini. Come è avvenuto lo scambio e la comunicazione fra le scuole? Perché infatti, come vi dicevo prima, quello che viene valutato anche molto la comunicazione, la condivisione. E infine vedete anche la collaborazione, direi soprattutto la collaborazione, quindi come le scuole hanno collaborato. Qui vedete, vi consiglio poi di fare una lettura attenta delle descrizioni per quanto riguarda ciò che viene richiesto dall'unità nazionale. E poi l'uso della tecnologia, quindi in che modo è stata utilizzata la tecnologia all'interno del progetto. Risultati, impatti e documentazione, quindi qual è l'impatto all'interno della scuola, i risultati ottenuti, quale tipo di documentazione si è avuta e se il progetto ha ricevuto altri premi, se per esempio avete ad esempio vinto, non so, dei premi con concorsi alternativi a cui avete partecipato. Si va avanti poi con la tappa e vedete, bisogna anche indicare se si vuole partecipare al concorso, quello che è stato bandito per quest'anno, indetto per quest'anno, vedete, fino al 31-12-2007. Si indica ovviamente la preferenza, sì oppure no, se sono state lette le regole, e bisogna andare poi avanti, vedete, aggiungendo insomma tutte le varie indicazioni che vengono richieste.
ancora andare avanti e avete un'anteprima del progetto. Io vi consiglio di rileggerla, di stamparla anche, di ovviamente in team, di valutarla prima con i vostri colleghi, i docenti con cui avete lavorato nel progetto, e inviare la candidatura per il certificato di qualità nazionale. Quindi questo è il procedimento. Vi ricordo, è necessario andare nell'area eTwinning Live, nel vostro eTwinning Live, nell'area progetti, e vi ricordo ancora, troverete nella parte gialla, nella fascia gialla, qui invia la candidatura per il certificato di qualità. Una precisazione: se avete lavorato all'interno del vostro istituto in team, quindi con altri colleghi, è necessario che ciascuno di voi presenti la candidatura per il certificato di qualità, perché altrimenti si rischia di ricevere soltanto per sé il certificato, vale a dire che il certificato è nominativo, viene attribuito al docente che ha svolto quel progetto in quella classe. E quindi se nella stessa classe, oppure avete fatto un progetto che abbraccia, diciamo che ha coinvolto più classi e hanno lavorato più docenti, è giusto che ciascun docente, per il proprio apporto collaborativo, comunicativo, di condivisione all'interno del progetto, presenti la candidatura per il quality label, perché altrimenti non sarà automatico l'attribuzione, cioè il quality label viene attribuito al docente che invia la candidatura. Quindi ciascun docente dovrà inviare la candidatura. Ovviamente, come vi dicevo prima, il modello potrete ragionarlo insieme, quindi potrete scriverlo insieme, andando a precisare poi il proprio contributo personale all'interno del progetto, però ciascun docente dovrà presentare la candidatura. Sempre ritornando nelle tipologie, vedete, tipologie di riconoscimento, la pagina, quella a cui vi facevo riferimento prima, abbiamo accanto ai quality label nazionali, abbiamo i quality label europei, quindi i riconoscimenti europei vengono attribuiti automaticamente. Per le certificazioni di qualità europee non è necessario presentare una candidatura, ma è l'unità nazionale che attribuisce a 15 progetti che hanno ottenuto la certificazione di qualità nazionale, quindi ai migliori 15. Il quality label europeo, l'unità nazionale, scusate, propone la candidatura per il Scusami, quality label ti europeo, interrompo. ovviamente all'unità centrale di I Bruxelles. 15 sono i Sì, premi Alessandra. annuali nazionali. Scusa, no, figurati, gli Ah, European Quality Label sono di più hai ragione. e vengono. Fai bene a dire che sono un'attribuzione automatica e non si fa domanda, ma sono un numero maggiore. Abbiamo una quota nazionale, ogni nazione candida, diciamo, propone i suoi migliori più o meno 30%, 35% del totale delle candidature e chiaramente anche l'altro partner deve avere almeno un quality nazionale, cioè deve essere un progetto che ha avuto un quality nazionale da almeno due partner. Sì, infatti, scusami Alexandra, ero passata direttamente ai premi nazionali. No, in effetti, quindi ripeto, i progetti che hanno ottenuto almeno due quality label nazionali vengono poi candidati dall'unità nazionale, quindi nei numeri a cui ci faceva riferimento Alexandra, per l'attribuzione del quality label, quello europeo. Vi faccio notare i criteri di qualità, sempre nella pagina che stiamo guardando. Ci sono i criteri di qualità, ovvero quei criteri a cui ci si ispira, vedete,
vengono condivisi a livello europeo per l'assegnazione dei certificati di qualità e dei premi ai progetti twinning e riguardano, fate attenzione, l'innovazione pedagogica, l'integrazione curricolare, la comunicazione e lo scambio fra le scuole, la collaborazione, l'uso della tecnologia, i risultati, l'impatto e la documentazione. E poi tenete conto che questi criteri ovviamente li ritrovate, li avete visti poc'anzi proprio nel modulo che viene compilato per la presentazione della candidatura. Quindi sono i criteri che poi ispirano il modulo che va compilato per fare la richiesta per il Quality Label. Quindi abbiamo fatto riferimento ai certificati di qualità nazionale, il certificato di qualità europeo. Accanto a questi abbiamo i premi. Che possono essere premi nazionali, i twinning, e premi europei. Ottenuto il Quality Label nazionale, si può concorrere al premio nazionale i twinning. Quindi apriamo la pagina relativa ai premi nazionali ed era questa l'anteprima che vi dicevo prima, i migliori 15 vengono appunto selezionati dall'unità nazionale, quindi i migliori 15 progetti che hanno ottenuto un Quality Label nazionale, vengono proposti, vengono diciamo, presi in considerazione per il premio nazionale i twinning ed è il principale riconoscimento italiano nel panorama di twinning. I progetti vengono premiati proprio con la strumentazione tecnica. Infatti, per esempio, in questi ultimi anni ai docenti è stata regalata una stampante 3D e con annesso corso di formazione. Quindi, vedete, è veramente un premio molto gratificante sia per quanto riguarda il docente, ma soprattutto per la scuola, perché è una dotazione tecnica insomma non indifferente, ma immaginate anche per gli studenti, perché inizierebbero una nuova avventura attraverso la strumentazione tecnica nella elaborazione dei progetti twinning. E da tener conto anche dell'importanza della cerimonia di premiazione che viene effettuata in occasione del conferimento dei premi. Poi vedete qui c'è l'elenco di tutti i premi nazionali conferiti. Questo che avete sott'occhio è quello del 2014-2015, quindi i 15 migliori progetti ottengono, vedete, il premio, la certificazione del premio, la strumentazione, ma anche una bellissima Perfetto, ti cerimonia, ringrazio Brigida. grazie proprio all'unità nazionale. Accanto sì, Alexandra, poi infine abbiamo i premi europei, quindi diciamo il livello quello più alto dal punto di vista veramente di una gratificazione per la scuola, per il docente, per gli studenti. Immaginate anche io ovviamente nel corso degli anni ho sempre visto la gioia negli occhi degli studenti nel vedere insomma, poi questi grandi riconoscimenti, queste grandi conquiste da parte loro, insomma, delle attività svolte con tanto entusiasmo, quindi un'ulteriore motivazione ad andare avanti. E questi sono, vedete, questa è la pagina dove troviamo i premi europei. Qui è da considerare, ci sono alcune categorie. Allora, le categorie principali riguardano, insomma, i premi che vengono conferiti a studenti 4, 11 anni, 12, 15, 16, 19, quindi vedete per livello scolastico. E abbiamo poi ulteriori premi per categorie speciali. Infatti, se apriamo la pagina relativa ai vincitori del 2017,
dove faccio notare sono sempre tantissimi i docenti italiani, fondatori o comunque che partecipano a questi progetti, abbiamo anche categorie speciali. Vedete, premio per progetti in lingua spagnola, per progetti in lingua francese, vedete il Marie Curie, e una serie di premi speciali, anche il premio Mediterraneo, quindi che si vanno ad affiancare ai premi. Quelli che fanno in capo Hai alle ancora molto categorie che siamo già un po' per indietro con i tempi. progetti. Tornando indietro, Sì, vai. soltanto questo, Alexandra, faccio notare qui maggiori. Sì, l'ultimo canale che vi consiglio anche di seguire per maggiori informazioni è al termine della pagina, vedete maggiori informazioni sui premi europei. Sul portale, perché sul portale twinning.net, nella sezione vedete premi e riconoscimenti, avete nel dettaglio ancora tante informazioni sui certificati di qualità, premi europei, il regolamento, la Grazie valutazione. Brigida, grazie Grazie veramente ancora e tanto. veramente un in bocca al lupo a Volevo tutti solo quanti. aggiungere una piccola cosa, anzi due piccole cose. Uno, quando fate la candidatura al Quality Label, come spesso ovviamente scrivete tanto e ci sono molte cose da descrivere, ecco, vi consiglio di farlo su un documento di testo a parte e poi copiarlo e incollarlo dentro al sistema perché la sessione scade dopo un tot e quindi rischiate di perdere tutto. Quindi. Questo è un piccolo suggerimento. E un'altra cosa, ricordatevi che se il vostro TwinSpace Ah. è privato, non è visibile neanche a noi. E quindi se avete bisogno, cioè se volete, se è privato e quindi volete che qualcuno lo valuti, è necessario creare un account da visitatore. Queste due piccole cose. Sì. Alexandra, mi viene in mente anche un'altra cosa che ho dimenticato. Per il premio europeo è necessario candidarsi, quindi bisogna presentare la candidatura nel momento in cui si apre la possibilità Perfetto, di bene, ti inviare ringrazio. la Allora, candidatura se per il fai premio interrompi europeo. schermo, Soltanto passo la questo. parola ad Antonella Ciriello. Buonasera a tutti, adesso condivido subito il mio schermo. Allora, pardon. Desktop, scusate, ecco, vedete? Mi sentite? Pronto? Sì, Antonella, ti sentiamo Sì, bene. sono a posto. Allora, io sono qui per darvi alcuni esempi, per darvi qualche esempio, qualche anche consiglio su come organizzare quella che è la piattaforma di progetto, cioè il TwinSpace. Allora, ci sono alcune cose da tenere bene presente. La prima è la differenza sostanziale tra il diario di progetto e invece le attività vere e proprie che sono le pagine. Che cos'è il diario di progetto? Il diario di progetto è un pochino come il nostro registro scolastico, cioè il posto nel quale si annota l'inizio oppure la fine, la riuscita di un'attività. Quindi non serve né per comunicare con i colleghi e neppure per registrare le attività. Praticamente con il diario di progetto, che è l'unica parte che in maniera automatica è sempre pubblica, si avrà poi una specie di storia del progetto, come quando noi entriamo in classe e annotiamo quindi nel registro le varie lezioni. Se voglio comunicare velocemente con i miei colleghi, ecco che qui sulla sinistra ho Bacheca insegnanti, dove posso scrivere velocemente dei messaggi e questo è un posto che si vedono solo i partners di progetto e con i quali si può comunicare quello che si vuole. Insomma, il cuore del progetto, la parte più importante sono le pagine. Le pagine sono tutte le attività del progetto, il vero e proprio così del cuore del progetto. Quindi, per fare il progetto devo avere le pagine. Allora, la prima pagina, la pagina fondamentale, è quella con il piano di progetto.
so più dove mettermi questo Adobe Connect. Va bene. Allora, che cos'è? Nella prima pagina io ho l'abitudine di, cioè di scrivere in maniera molto chiara insieme ai miei partner quelle che sono le fasi del progetto, quindi i vari punti, le varie cose che si faranno e anche darci delle date indicative. Questa prima pagina, piano del progetto, questo progetto che vedete è stato un progetto bilingue, quindi scritto in francese e in inglese, e vi faccio vedere una cosetta velocemente. Che cosa faccio? Quando io lo preparo inizialmente, faccio in modo che solo gli amministratori non vedano la pagina. In questo modo cosa succede? Che l'avrete in bozza, sarà visibile solo agli insegnanti. Gli insegnanti lavoreranno su questa pagina e solo in un momento seguente potrete modificare e farlo vedere a tutti e a tutti nel Twin Space quando la pagina sarà preparata apposta, a posto. In questa maniera noi insegnanti possiamo lavorare in maniera collaborativa utilizzando il piano di progetto. Allora, dunque, come potete vedere, ci sono, l'ho scritto in inglese e in francese, quindi c'è una divisione mensile. Questa è una divisione che, è importante, ma che è soprattutto importante per noi del progetto. Non bisogna troppo soffermarsi sul fatto che magari i tempi non sono rispettati al minuto, perché negli altri paesi europei le feste, i momenti di festa, l'alternanza scuola, momenti festivi è molto diversa dalla nostra, per cui le date indicative possono anche sforare, ma non è importante. L'importante è che si tenga la stessa procedura. Non è neanche importante, secondo me, aggiungere particolari strumenti che si vogliono usare qui oppure lì. È solo importante proprio avere una specie di menu, ecco, delle cose che poi saranno sviluppate. Vedete che nel progetto ci sono dei momenti che vengono sempre si fanno sempre, per esempio, presentarsi. Allora, qui presentarsi è chiaro che tutti si presentano, ma presentarsi io metto un'unica voce, presentarsi, e poi faccio delle sottopagine. Una pagina comune, nella quale per esempio abbiamo utilizzato qui come si chiama? Un Padlet nel quale tutti si sono presentati e poi ognuno si è presentato, ogni equipe si è presentata in sottopagine. E vedete poi ci sono importantissimi, per esempio, quando voi fate un meeting, cioè che sia un incontro finalizzato al progetto, oppure ci sia un incontro via Skype o via i Twinning Live, di avere una documentazione, che può essere una documentazione semplice come una fotografia, oppure può essere un video, in modo che sia inserito qui dentro, perché quando nel momento in cui farò una valuta auto, chiederò agli studenti di fare un'autovalutazione, loro potranno ripercorrere, anche vedendo le varie pagine del progetto, da dove sono partiti e dove sono poi arrivati. Quindi, come potete vedere, per esempio, qui con delle semplici fotografie abbiamo dato una breve documentazione di quello che stavamo facendo. Vedete, per esempio, Work in Progress in queste pagine hanno lavorato gli italiani, qui italiani e polacchi, e più sotto, per esempio, italiani e francesi. Abbiamo utilizzato le pagine come pagine collaborative. Anche questo è interessante perché quando io scelgo chi può modificare la pagina, posso rendere queste pagine, le pagine, un sistema di lavoro collaborativo, come permettendo anche agli alunni di scrivere. In questo modo, ad esempio, gli studenti possono intervenire direttamente e scrivere direttamente i loro, in questo caso devono scrivere degli articoli.
Posso anche utilizzare il forum, ma posso fare anche dei link ad esempio, ritorno sul modifica, dei link con il forum, come vi ha insegnato Elena l'altra volta, o dei link anche pagina con pagina. Faccio un esempio, qui gli studenti dovevano, per esempio, dovevano scrivere degli articoli. Solo che ecco, mi gira. Allora, quindi c'è il link al forum. Se io clicco qui, vado sul forum direttamente dove loro possono comunicare. Ma c'è anche il link a un'altra pagina, la pagina dell'etiquette, cioè del comportamento da tenere quando si scrive insieme. Vedete, c'è sia la pagina qui, ma io ce l'ho anche qui. Quindi ogni progetto deve avere un piano, uno sviluppo che parte solitamente con una presentazione, poi uno sviluppo, per arrivare poi a un prodotto finale, a una valutazione e possibilmente a una disseminazione. Parlando di valutazione, è importante anche fare una autovalutazione, cioè che siano gli studenti stessi ad autovalutare quello che hanno fatto. Allora, questo è un esempio di autovalutazione. Abbiamo scelto di, in inglese e francese, di, inserire l'inizio di una frase che loro poi hanno, continuato, in inglese oppure in francese. Quello che, io vedo è che, in maniera, le pagine, gli argomenti sono uno dopo l'altro abbastanza stretti. Se poi vado a cliccare sopra, vedo nei particolari i vari argomenti. Non conviene fare una pagina unica con tutto, perché sennò diventa una striscia troppo lunga e anche difficile da leggere e da comprendere. Un'altra cosa importante, sono io che decido se le pagine sono pubbliche oppure se sono private. Se sono pubbliche, quando io modifico la pagina, posso scegliere, come forse vi ricordate, chi può vedere questa pagina. Tutti su internet, membri di TwinSpace, sono io gli amministratori. Allora, io posso decidere che alcune pagine le voglio rendere pubbliche e altre private. Per esempio, posso rendere pubbliche tutte le pagine iniziali, mentre invece poi, è un'idea, ma poi ognuno fa come pensa giusto. Queste pagine specifiche magari le posso lasciare private. Perché? Perché se torno alla home page e poi ho finito, navigando in modalità pubblica, io cosa significa navigare? A cosa mi serve? Mi serve perché io posso dare, per esempio, questo link ad un genitore. E lui si connette e in modalità pubblica vedrà esattamente quello che io scelgo che loro vedano. In questo caso, nel mio progetto io ho reso tutto pubblico, però possono vedere quello che io voglio, sempre il diario del progetto e alcune pagine, quelle che penso siano o possano essere rese pubbliche. Ecco, io penso di avere Perfetto, concluso. Antonella, no, va Vuoi benissimo, ti aggiungere ringrazio. qualcosa, Ok, allora Alessandra? benissimo, grazie. Allora, prima di passare la parola alla prima esperienza della scuola dell'infanzia da Tiziana Cipitelli, Donatella Nucci voleva un attimo fare un piccolo intervento. Allora passo la parola a Donatella, la nostra capo. Sì, buonasera a tutti, grazie per l'interesse e la partecipazione a questo corso di Twinning. Riguardo ai certificati di qualità e alla candidatura, volevo darvi anche il punto di vista di chi valuta, le candidature. A volte ci troviamo di fronte a delle candidature veramente ben scritte, dove si asserisce di aver fatto talune cose. Provate però a mettervi anche nella posizione
di un valutatore. A volte non riusciamo a ritrovare prova, adesso si usa il termine inglese evidence, di quanto si afferma nella candidatura all'interno dell'area di lavoro, nei prodotti realizzati. E quindi forse, diciamo, mettendovi nella nostra posizione, sarebbe utile che nella candidatura venisse anche esplicitato dove si può riscontrare quanto asserito. Non so, ora non mi viene in mente un esempio pratico, però ecco, pensate, diciamo, anche a questo aspetto. E naturalmente è importante documentare il processo, non so se si sono attivati collegamenti con la classe partner, magari non so, un breve filmato o delle foto o qualsiasi cosa che costituisca una documentazione delle fasi del progetto. Pensate anche a tutto quello che è il processo, non pensatelo solo come prodotto finale, perché anche il processo è molto importante. Ci tenevo a dire questo perché a volte magari chi fa domanda per il quality label e non lo ottiene e pensa che gli abbiamo fatto un grosso torto, ma talvolta è difficile ritrovare diciamo, nei prodotti finali, nel print space, quanto viene asserito. Niente, era solo questo e vi ricordo che quest'anno ora pubblicheremo a breve un articolo. La scadenza per le candidature del Quality Label è stata fissata al 30 di giugno. Niente, tutto qui, vi auguro buon lavoro e grossi successi con i Twinning. Grazie a tutti. Perfetto, grazie. Allora io passo subito la parola a Tiziana. Ciao, ciao a tutti, mi sentite? Mi Ci sentiamo. sentite? Ok, io sono Ambassador e sono un'insegnante della scuola dell'infanzia. Vi presento un progetto che è in azione, cioè che stiamo sviluppando quest'anno con dei partner storici, diciamo che siamo quattro scuole, due italiane, una la mia, io lavoro alla scuola dell'infanzia Fratelli Cervi Noverasco di Opera vicino Milano, una scuola di Ispica della Sicilia e poi siamo gemellati con una scuola Molina di Segura in Spagna e Porto de Mosse in Portogallo. Diciamo che questo progetto è un laboratorio, nel senso che non solo i bambini imparano dai bambini, ma anche gli insegnanti stanno imparando dagli altri insegnanti. Come sapete, il pensiero computazionale è il nuovo linguaggio, il linguaggio che dovrebbe essere insegnato nelle scuole dell'obbligo italiane, cioè a livello proprio europeo e internazionale, ma nella scuola dell'infanzia si fa sperimentazione. Perché vi dico questo? Perché comunque noi insegnanti nella scuola dell'infanzia comunque questo modo di approcciarsi a queste competenze ce l'abbiamo sempre fatto, cioè l'aspetto la logica matematica, la topologia, le percezioni sensomotorie, eccetera, sono
attività che puntualmente facciamo, che stanno nel nostro curriculum, eccetera. Ma utilizzare il Lego, il Duplo e tutti questi materiali che sono presenti nella scuola in modo istruzionale, cioè farglieli utilizzare per creare un codice delle informazioni e passarle ad altri bambini che non sono vicino a noi, è un mettersi in gioco. Adesso arrivo al nostro G-Space. Come vedete, ci sono tante lingue, ci sono tutte e tre le lingue madri, l'italiano, lo spagnolo e il portoghese. Quindi per i primi 4 mesi non abbiamo deciso di parlare con una lingua comune che può essere l'inglese, ma se si parla di pensiero computazionale, quindi di una lingua nuova, era necessario che questi bambini così piccoli utilizzassero la propria lingua, la lingua madre. Gli insegnanti si sono improvvisati traduttori, cioè sono loro che passano la comunicazione. Come diceva prima Antonella, il diario del progetto fissa i punti, no? Ad esempio qui noi abbiamo comunicato attraverso una piccola stringa, abbiamo augurato buona Pasqua ai nostri amici portoghesi, ai nostri amici portoghesi, italiani e spagnoli. E il nostro pulcino che è andato sulla luna, quindi manda gli auguri. E vedete che comunque qua vengono annotati tutti i vari passaggi che vengono fatti, cioè come c'è una scoperta, noi la mettiamo nel nostro diario, però le comunicazioni stanno nella bacheca degli insegnanti e qui spesso usiamo sia la bacheca ma anche le mail personali. Quali sono le pagine? Ecco le pagine del nostro progetto. Perché le abbiamo numerate? Le abbiamo numerate perché per i bambini è più facile arrivare a leggere il numero che leggere una frase, eccetera. E come si è strutturato il nostro lavoro? Il nostro lavoro si è strutturato in questo. All'inizio, come tutti i progetti, il progetto è stato scritto insieme e l'abbiamo messo qua, progetto condiviso. Poi successivamente ci siamo presentati e ci sono le nostre presentazioni e poi abbiamo detto come possiamo giocare insieme. Abbiamo dentro la nostra sezione materiali come il Lego, il Duplo, il Caplac, che sono materiali strutturati, ma abbiamo anche materiali non strutturati, che sono materiali tipo plastica, gomma, stoffa, eccetera, con i quali abbiamo iniziato a costruire i nostri percorsi e abbiamo iniziato a far capire come noi giochiamo con questi materiali. In questa pagina poi ogni nazione ha presentato come sta creando, sta aiutando i bambini a dare indicazioni. Uno inizia, manda il suo primo elaborato, l'altro lo guarda insieme ai suoi bambini, lo elabora e continua. Quindi ognuno ha fatto i suoi percorsi, quindi tutti per lavorare sul coding dovevano avere questo tappeto. Chi l'ha fatto con le righe, chi l'ha fatto disegnandolo e ad esempio noi l'abbiamo fatto stampare perché avevamo la possibilità di poter farlo stampare, non so se si sente. E qui sono le prime esperienze che loro i bambini fanno con questo tappeto che poi su questo costruiranno una serie di attività legate proprio allo spazio, alla direzione, sopra, sotto, eccetera, e soprattutto il lavoro che
cooperativo, problem solving, prima lo si fa all'interno del gruppo classe o del gruppo per età e poi lo si fa il problem solving mettendo mettendoci insieme con gli altri. Infatti abbiamo iniziato a fare dei giochi collaborativi. Allora, noi vi mandiamo una domanda, vi facciamo e voi continuate. Ad esempio, qui dovevano creare questa struttura. Questo documento è stato fatto con Google Drive, con i documenti, e ognuno poi l'ha risolto. E il problema è stato risolto in modo diverso. Sempre continuando, sempre su giochi e su giochi collaborativi, siamo arrivati a Natale. A Natale c'era un signore che doveva venire a trovare i bambini e quindi abbiamo costruito la mappa, il viaggio di Babbo Natale con Google Map. Vedete, qui ogni bambino, ogni scuola ha caricato le informazioni sul loro Natale direttamente sulla mappa di Google Map. E vedete che abbiamo cercato di usare diversi strumenti. E poi alla fine comunque per conoscere Babbo Natale, eccetera, qua abbiamo caricato dei video che c'erano già direttamente su Google Maps e i bambini l'hanno visto insieme. Questo per poi arrivare all'anno nuovo dove si doveva iniziare a lavorare con strumenti e materiali di tipo di codifica, quindi abbiamo iniziato a usare Scratch e BeeBot, che è il piccolo robottino che si utilizza con bambini in età prescolare. Qui questo robottino deve andare programmato dai bambini, ma forse non posso farvi vedere il video. Deve andare a visualizzare, deve andare a trovare la figura che è scritta Pato, qui deve andare a trovare il Paperotto. Questa iniziano la programmazione reale, cioè la programmano direttamente sul robottino, prima sul loro corpo, sugli oggetti, poi hanno iniziato a usare questo robottino e infine stiamo arrivando a utilizzare Scratch Junior, che è per la scuola, sempre per il prescolastico. Sono delle app che si caricano sul video. Vedete che comunque in un progetto di scuola dell'infanzia si utilizza molto il video, le fotografie, proprio perché è attraverso il vedere, il fare che i bambini conoscono e imparano. Purtroppo io, a differenza di Antonella, tutta questa parte non la posso rendere pubblica per il semplice fatto che sono immagini, quindi ho a che fare con dei minori. Ecco, cosa vi voglio dire ancora? Stiamo inventando le storie sempre e inventando storie, prima le abbiamo inventate con altri strumenti, facendo gli origami, vedete, piegando le carte, dando movimento per far capire cos'è un cartone animato, poi l'hanno creata con il Lego e infine arrivano a crearla con l'app. Vedete che tutto passa prima dal concreto per poi arrivare a un linguaggio di programmazione. Qua noi nei materiali abbiamo condiviso anche una parte di studio che è dov'è che l'ho messo? Sui file, ecco. Sui file noi abbiamo
abbiamo condiviso tutto quello che poteva servirci per imparare a usare questi tipi di programmi, perché non era facile iniziare, quindi si prova, ci si confronta e adesso si cerca di usare la lingua inglese, perché comunque si sa che la programmazione visuale comunque utilizza questa lingua e a questo punto i bambini si sono conosciuti, sanno giocare, è anche facile incominciare a dare queste opportunità. Io penso di avervi Bene, fatto allora intanto si può una interrompere la condivisione. ecco, e passo la parola alle Sì, altre allora colleghe. solo una piccola cosa perché Ok, vedevo appunto chiaramente allora. questo è un bellissimo progetto di un'ambasciatrice che ha 10 anni di esperienza twinning e molti di più come insegnante, quindi è veramente un'esperta e una delle nostre eccellenze. Quindi non vi spaventate, chiaramente non è che noi vi facciamo vedere qualche esempio bello, chiaramente, a cui voi vi potete ispirare, ma poi chiaramente lo adattate, voi traete degli spunti utili e li riadattate. Magari potete riadattare soltanto per il prossimo anno la parte sul Natale, perché no, il viaggio di Babbo Natale, insomma, guardatelo con l'occhio di chi poi adatta quello che sente al proprio contesto e non vi spaventate, insomma, arriverete anche voi a questi livelli, magari non col primo progetto. Allora, io passo di nuovo la parola a Brigida Clemente perché appunto per farci l'esempio sulla primaria, pregherei a Brigida e tutte le altre anche di veramente cercare di stare nei 5 minuti, prossimi 5-10 minuti, e cercare di dare solo degli spunti appunto proprio per non spaventare troppo i nostri corsisti, perché appunto i vostri progetti sono sicuramente molto avanti, ma ecco, brevemente per dare delle idee, degli spunti da poi copiare in senso buono. Brigida, ci sei? Non c'è più tra i relatori? Ok, forse è ok. Ah, io? Ok. Un attimo, si vede che era uscita. Perfetto. Allora, Brigida, adesso puoi attivare il tuo microfono. Dicevo, non so se hai sentito di rimanere, diciamo, proprio in 5 minuti, giusto per dare un'idea, qualche spunto per la primaria. Sì, Alexandra, sarò rapidissima. Condivido subito lo schermo e ovviamente vediamo subito la parte del Twin Space di uno dei miei progetti. Un progetto molto semplice, devo dire, molto semplice che ha comunque ricevuto certificazioni di qualità, quindi il Quality Label nazionale, il Quality Label europeo e anche una menzione speciale, insomma, siamo riusciti anche a non vincere il premio nazionale, ma siamo stati, insomma, convocati per il particolare valore del progetto nell'occasione in cui c'è stata la cerimonia, insomma, di premiazione dei premi nazionali. Vedete, si tratta di una scuola dell'infanzia. Questa è la pagina del Twin Space, la pagina di lavoro del progetto, e avevamo come membri alcune nazioni come la Grecia, la Spagna, la Turchia, ed è un progetto interdisciplinare. Perché ha preso le mosse, quindi abbiamo deciso di porre in essere questo progetto da una fiera della letteratura per l'infanzia che era stata qui organizzata in città e si chiamava appunto Liberi di Natura. Quindi per dare proprio ampio respiro a tutte le discipline, quindi considerate se avete in mente di iniziare un progetto interdisciplinare, quindi coinvolgere i vari colleghi della scuola primaria, perché ovviamente alla primaria c'è l'insegnante prevalente, poi c'è l'insegnante che fa inglese, la specialista, l'insegnante di religione, l'insegnante magari se c'è che si occupa del sostegno. Quindi questi progetti interdisciplinari sono fantastici alla scuola primaria.
Allora, dicevo quindi, il titolo è ad ampio raggio, quindi si voleva allargare lo sguardo dei bambini alle bellezze della natura. Non parlo di tutta l'organizzazione, perché Antonella è stata fantastica, precisa, quindi tutta la parte organizzativa delle pagine, insomma, evito di trattarla ancora con le presentazioni, l'organizzazione, il brainstorming. Vi faccio vedere soltanto alcune attività. Per esempio, una bella attività da fare è quella della scelta del logo. Vedete, quando iniziate un progetto è sempre bello dare un logo per il riconoscimento del, insomma, simbolico, un simbolo che vada a rappresentare il progetto. E quindi qui le varie scuole, vedete, si erano cimentate nella realizzazione di loghi e poi ovviamente attraverso un tool che si chiama Tricider. Vedete, è segnato qui, c'era stata la votazione del logo, quindi è bella anche questa attività iniziale per i bambini della scuola primaria, perché entrano veramente nel vivo del progetto, quindi dando spazio alla creatività. Ovviamente, vedete, c'è la possibilità anche di incontrarsi online con il live, quindi fare meeting online, e io ve li consiglio vivamente perché i bambini sono veramente diventano radiosi nel momento in cui si trovano di fronte, vedete, altri compagni di altre nazioni qua, e si vede anche poi diciamo uno stimolo anche all'affrontare e all'abbattere il muro dell'approccio linguistico, no? Quindi anche loro iniziano a parlare inglese, anche se magari o comunque la lingua veicolare del progetto, anche se fanno degli errori, ma comunque insomma si cimentano. A parte quindi questi incontri online, vi volevo far vedere qualche attività collaborativa, perché è importante che nelle attività, oltre a condividere, quindi sicuramente a svolgere attività diciamo in comune, quindi condividerle, come per esempio vedete la ricerca di video, la creazione e quindi una condivisione, vedete qui sono stati sull'inquinamento si è parlato tanto e quindi sono stati recuperati video locali, cioè locali nel senso nei vari paesi, però poi vedete con questo tool collaborativo qui si è realizzato, non so se riesco ad aprirlo, però si riesce a vedere anche così perché ho fatto un embedding. Sì, no, torniamo indietro, lo vediamo direttamente dal sito. Sì, ci si è interrogati su che cosa era possibile fare con materiali, insomma, da riciclare. Adesso non me lo fa vedere più, però ci si interrogavano che cosa si può fare con, per esempio, bottiglie di plastica, e c'era l'idea da parte dei bambini delle varie nazioni. Alcuni avevano proposto, per esempio, di creare dei vasi, altri, vedete, questo è il tool collaborativo, quindi dove tutti hanno fatto e risposto a domande. Quindi vedete, qui si va avanti. E si chiede in effetti insomma che cosa si può fare con anche i rotoli di carta igienica, e quindi c'erano le varie idee, ed è bello perché comunque i bambini hanno collaborato. Eccolo, finalmente ci sono riuscita. Vedete che bel vaso hanno realizzato con la bottiglia di plastica. Guardate, quindi sono queste le varie nazioni, quindi i bambini delle varie scuole partner, ad aver aggiunto mano a mano le risposte alle domande. Quindi cosa si può fare con la plastica, cosa con i tappi, vedete? Quindi attività veramente semplici che quasi insomma ordinariamente si fanno alla scuola primaria, ma che con i progetti twinning diventano delle eccellenze. E ancora vi volevo far notare anche, abbiamo abbracciato anche la matematica, quindi vedete anche con il discorso della natura abbiamo coinvolto anche la maestra di matematica. Perché? Perché abbiamo avuto l'idea di
di inventare dei problemi sempre sulla natura, di matematica, utilizzare, vedete, questo tool, iMaze, sempre collaborativo, e poi, anzi, no, questo non è collaborativo, qui c'era la presentazione dei problemi. Qui, vedete, i bambini hanno proposto dei problemi di matematica ai compagni delle altre nazioni. Vedete? Al mercato della frutta, quindi insomma, per le competenze, ovviamente, dei bambini, questa era una quarta elementare, erano più o meno quarte elementari. E successivamente, vedete la collaborazione. I bambini, gli studenti della scuola della Grecia hanno dato le loro risposte, quindi hanno collaborato nella, vabbè, adesso non me lo apre, nella soluzione, insomma, del problema, quindi nello svolgimento dell'attività, però purtroppo non me li apre, dando risposte a quei problemi. Quindi vedete come si collabora. Ancora qui vi faccio vedere questa collaborazione in una narrazione, sì, in uno storytelling. Vedete, qui erano state divise i capitoli del libro che poi abbiamo scritto, e era stato utilizzato questo tool SMORE, quindi ogni capitolo è stato realizzato con questo tool, e poi sono stati messi tutti quanti insieme, vedete, dalla collega della Spagna, in un unico tool. Credo che abbia utilizzato poi il Padlet per metterli. Ah no, ecco, con Webly praticamente li aveva inseriti, vedete, tutti quanti insieme. Bellissimo anche questo lavoro con i vari capitoli, quindi il primo, il secondo, il terzo, tutti ovviamente scritti dalle varie nazioni. Vedete qui, poi aprendo, c'è la parte, vedete, questa è la parte del capitolo scritto dai bambini della Grecia, poi ovviamente c'è la parte dei bambini dell'Italia, della Spagna, quindi di tutte le 7 nazioni, se non ricordo male, coinvolte nel progetto. Quindi vedete quanto è importante la collaborazione, ma quanto è anche semplice collaborare. Brigida. L'ultima parte che vi consiglio Ah, sempre ecco, no, è dicevo quella. sempre per stare nei tempi, più o meno, tanto Dimmi, è molto Alessandra. ricco questo progetto e ci sarebbero i contenuti per farne due o tre. Quindi penso che, insomma, a meno che non ci sia qualcosa proprio di importantissimo, passerei. Alessandra, no, l'unica cosa, dicevo, poi alla fine è sempre bello far fare un questionario ai bambini. L'unica cosa, questa consiglierei, insomma, di far fare sempre un questionario poi al termine di gradimento ai bambini Ottimo con un consiglio. Google questionario. E grazie per l'ascolto, un Grazie abbraccio a Brigida, tutti. veramente interessante. Poi comunque tutti i link, sì, grazie, tutti i link Buona saranno continuazione. disponibili nel sito. Emanuela Leto, passerei subito la parola a te. Ok, Poi se abbiamo grazie, buonasera a tempo tutti. facciamo le domande in fondo. Ok, vedete il progetto? Allora, io sono Emanuela Leto, vi parlerò di un progetto che ha vinto una serie di premi e certificati di qualità. Questo progetto è un sottoprogetto di un progetto Erasmus, che è stato finanziato alla nostra scuola. La nostra scuola si trova vicino Palermo, a Carini, è una scuola dove, in un contesto un po' disagiato dal punto di vista sociale e culturale, abbiamo avuto finanziato un progetto Erasmus+, un K2, un partnership, sul contrasto alla dispersione scolastica, che è un problema abbastanza sentito. Per supportare il progetto Erasmus sono stati creati una serie di mini progetti training, mini nel senso che hanno la durata di quanto era l'attività. Questo progetto, che si chiama The Storytelling Corner, parla dello storytelling come uno strumento per, in qualche modo, contrastare la dispersione scolastica, cercare di recuperare il gap, sociale e culturale dei nostri alunni.
stato descritto in questo diario di progetto esattamente le attività che faremo. Questo progetto nasce come supporto, come piattaforma di condivisione e disseminazione dell'attività C1, la mobilità mista di studenti e docenti che si è svolta poi in Portogallo marzo del 2016. I paesi coinvolti in questo, e quindi partner sia del progetto Erasmus che di questo progetto eTwinning, erano l'Estonia, che è la coordinatore del progetto, il Portogallo, appunto, la Turchia, la Polonia, la Norvegia e noi. Gli obiettivi praticamente erano quelli di sviluppare insieme agli alunni un percorso che partisse dalle leggende nazionali di ogni paese. Queste leggende, cioè, è stata fatta un'attività di ricerca insieme ai gruppi classe, coinvolgendo molti nostri colleghi, quindi hanno lavorato dei consigli di classe, soprattutto colleghi di italiano, di storia, di lingue straniere ovviamente, di arte anche, perché sono stati realizzati anche dei disegni, poi hanno corredato un prodotto finale, e anche di motoria, perché queste leggende poi hanno avuto una performance durante la mobilità, appunto, marzo 2016 in Portogallo, una performance storytelling, che sarebbe il racconto teatralizzato, drammatizzato della leggenda. Abbiamo descritto quindi gli obiettivi, la procedura di lavoro, i risultati attesi, il valore aggiunto. Vi faccio vedere un po' il Twin Space. La fascia degli alunni 12-13 anni, alunni di seconda e terza media abbiamo coinvolto, quindi abbiamo questo Twin Space, in cui praticamente abbiamo sia il bollettino in cui, diciamo, dei insegnanti, in cui noi abbiamo un po' condiviso alcune piccole procedure, quindi ci serviva anche per darci qualche input. Nel diario del progetto abbiamo messo tutti i riconoscimenti che ha avuto questo progetto, che ha avuto la durata di qualche mese, ha avuto i certificati di qualità nazionale, che vi faccio vedere, ha avuto il premio Cometa in Croazia e poi il certificato di qualità europea. Ma il progetto è abbastanza semplice, non è molto complesso, perché parte dalle leggende, si parte dalla leggenda per poi arrivare alla narrazione a guisa di storytelling della leggenda. Quindi qua abbiamo tutte le pagine. Vedere queste pagine in cui abbiamo chiaramente sviluppato, anche condiviso tra i partner, tra gli alunni, cosa dovevamo fare esattamente, questa era la leggenda e come la dovevamo realizzare. Abbiamo ogni partner, ogni gruppo di alunni con i docenti partner del progetto nella propria pagina, perché è stata creata la pagina, messo la leggenda scelta sia nel loro linguaggio, nella loro lingua, che è in inglese, perché la lingua veicolare del progetto è in inglese. E quindi è stato fatto un lavoro di ricerca e la creazione di un documento Word, come per esempio questo che vi faccio vedere, in cui praticamente veniva messa sia in doppia lingua la leggenda qua già fatta a guisa di storytelling. Abbiamo preso una leggenda che ha a che fare anche con la nostra geografia, la nostra leggenda, la leggenda di Re Artù nell'Etna. Abbiamo anche letto le altre leggende, infatti ogni paese ha caricato la propria leggenda, che è un documento doc, un PDF, che si trova nella sezione materiali. Dopodiché, dopo questo lavoro, c'è stata veramente l'attività fatta però sul sito, praticamente durante la mobilità, lo storytelling. Qua c'è un esempio di storytelling, il festival dello storytelling è stato in Portogallo, in cui praticamente i nostri alunni sono andati a rappresentare queste leggende. Una pagina interessante che vi posso mostrare è il video album in cui praticamente abbiamo creato anche un canale YouTube, quindi col collegamento sulla piattaforma eTwinning, in cui si vedono, mi auguro che si carichino, le leggende a guisa di storytelling fatte da ogni rappresentante di ogni paese. Quindi questa è la presentazione di tutti i gruppi, questa è una leggenda, questa è un'altra per ogni paese, ecco, volevo farvi vedere quella dell'Italia. Sono stati assistiti i ragazzi da uno storyteller professionista,
proprio ingaggiato per l'occasione, per questo festival. E quindi abbiamo documentato esattamente, vi faccio vedere proprio un mini estratto, questa leggenda, la leggenda di Re Artù nell'Etna, l'abbiamo documentata e ora vi faccio vedere un piccolo estratto. Questo è il logo del progetto, è stato fatto anche un progetto di twinning ad hoc per la scelta di questo logo. E questa è la documentazione della nostra performance. Emanuela, È di che chiaramente noi non in possiamo doppia lingua è stata fatta, sia in sentire l'audio, italiano però non importa. Sì. che in Sì. Vai inglese. pure Volete vedere come si sente avanti. l'audio? Vabbè, allora vado avanti, lo fermo. Ok. Allora, volevo fare vedere che, a parte che è stato sfruttato per altri, abbiamo fatto altri video, sempre con la tecnica dell'embed nel Twin Space, su queste leggende, per esempio questo è un video fatto con Smilebox sulle leggende. Il prodotto finale, faccio vedere che è questo, ed è praticamente un ebook in cui, spero che vediate l'ebook, in cui praticamente tutte le leggende vengono raccolte in doppia lingua, nella lingua del paese e in inglese, corredate sia di disegni fatti dagli alunni, da ogni gruppo, questi sono disegni fatti dagli alunni, che da estratti, ecco, questa è la nostra leggenda, questi sono disegni fatti dagli alunni. Che anche da foto tratte dal festival che è stato fatto a marzo nel 2016. E questo è il prodotto finale che è stato fatto con Issue, che è una piattaforma gratuita per gli ebook. Abbiamo raccolto quindi video, le foto e abbiamo documentato. Tutte queste pagine sono pubbliche perché chiaramente dovevamo disseminare il progetto e dovevamo comunque documentarlo all'unità nazionale. Per renderle pubbliche abbiamo chiesto chiaramente un permesso ai genitori, un permesso scritto a tutti i genitori degli alunni coinvolti nel progetto. Questo è quanto. Grazie Emanuela, sì, no, molto Penso bello, di molto aver interessante. dato E qualche questo modo input dell'ebook ovviamente su è come un molto progetto. popolare nei progetti twinning perché è un modo semplice poi per raccogliere anche tutti i documenti, la documentazione prodotta dagli alunni oppure per fare una storia collaborativa, appunto, quindi è una forma molto usata. Complimenti. Allora io passerei la parola a Enrica Lora Maragliano che ci fa vedere un progetto delle superiori sul coinvolgimento della matematica. Enrica, anche a te la preghiera di rimanere, diciamo, veramente 5-10 minuti massimo. Cercherò di essere velocissima e eventualmente tagliatemi e No, fatemi tranquilla, vai. segno, insomma, ditemelo. Allora, tanto condivido il mio schermo. Dunque, io sono Erika Maragliano, insegno matematica e fisica al liceo classico e linguistico Colombo di Genova. Scusate, questo è una cosa perché ho condiviso prima con i corsisti i tool che sto preparando per il seminario di domani e quindi io di solito faccio progetti di matematica, ma non solo, nel senso che a me piace molto un po' come forma mentis, un po' lavorare in modo interdisciplinare. Quindi di fatto sono progetti in cui c'è della matematica, evidentemente, però non solo. Quindi questo che ho scelto di presentarvi oggi è il progetto che ho fatto l'anno scorso con un sacco di scuole partner, e abbiamo appunto, prima c'è stata una fase, vedete, di conoscenza reciproca e quindi abbiamo poi fatto anche un percorso, diciamo, tra le varie nazioni. E poi abbiamo, a parte queste attività di icebreaking, nel quale, ecco, vi volevo far vedere un tool che mi piace molto,
Dunque, innanzitutto qui ho creato una mappa interattiva fatta con ThinkLink e quindi in cui i ragazzi in sostanza cioè si vede chi sono e questo serviva per dare un'idea appunto della composizione del team. Io ho partecipato a questo progetto con due classi diverse, due prime del liceo linguistico e poi abbiamo fatto un Padlet nel quale abbiamo messo, adesso non ve li faccio vedere, comunque abbiamo usato MailVoo. A me MailVoo piace moltissimo per fare presentazioni molto brevi dei ragazzi perché penso che sia anche uno strumento e non ti sentiamo più. Enrica? Mi sa che ha perso la connessione perché non la vedo più tra i relatori, quindi probabilmente adesso dovrà uscire e rientrare. E questo è il bello della diretta, vediamo un attimo. Mi Enrica, ci sentite sei? adesso? Mi sentite adesso? Sì, Mi ti sentiamo. sentite? Non Sì. so cosa sia successo, vabbè, comunque, Va vabbè, bene, sentite un vai, attimo. riprendi pure. E quindi niente, dicevo, quindi abbiamo poi fatto un dizionario matematico, abbiamo fatto anche dei giochi, vedete questi qui, queste sono cose fatte con Tarsia che va bene anche per, secondo me non soltanto per matematica, permette di fare formule, di digitare formule, ma permette anche ad esempio di inserire fotografie, parole, quindi permette di fare dei puzzle. Poi abbiamo fatto anche noi un contest, cioè abbiamo scelto il logo che è stato fatto da questa ragazzina che è una nostra alunna e anche noi abbiamo usato Trisider e abbiamo messo tutti i loghi sul Padlet e i ragazzi li hanno messi e poi sono stati appunto votati con Trisider. E poi abbiamo fatto un sacco di attività. Come vedete qui c'è stata un'attività sul cibo, quindi prima si sono scambiate delle ricette e tradizionali, quindi anche le famiglie poi sono state coinvolte e poi abbiamo appunto alla fine tutto il lavoro si è concluso nella preparazione di un ebook che in realtà abbiamo fatto noi, però poi nel forum, e vi faccio vedere questo così almeno anche capite la collaborazione che ci può essere nel forum, abbiamo appunto utilizzato vedete? Quindi questo per esempio è il risultato del sondaggio in cui gli studenti anche stranieri hanno condiviso le loro considerazioni, insomma. Poi abbiamo fatto, cosa che mi piace moltissimo, la passeggiata matematica. Abbiamo fatto, vabbè, c'è stata la misurazione della Terra, del raggio della circonferenza della Terra con il metodo di Eratostene e poi invece appunto abbiamo fatto la passeggiata matematica in cui in ogni città c'è stata abbiamo fatto un percorso e poi abbiamo diciamo, proposto le domande agli altri partecipanti facendo nel forum in sostanza. Poi abbiamo fatto anche noi dei meeting online e adesso quest'anno nei progetti che ho fatto quest'anno ne abbiamo già fatti due o tre e in questo avevamo usato Socrative dando delle domande che fossero semplici per chi abitava in una certa città, quindi non so se uno abita a Genova, vede la fotografia della lanterna, è evidente che sa che cos'è, ma quelli ragazzi che abitavano nelle altre città ovviamente non lo sapevano e quindi dovevano utilizzare una chat nella quale parlavano e cercavano di aiutarsi andando avanti.
Poi, quindi, diciamo, abbiamo fatto poi una conferenza, videoconferenza finale a cui hanno partecipato anche i genitori che si sono messi a parlare, eccetera. Abbiamo fatto poi dei video, questi sono, tutta questa è nella parte pubblica, quindi ci potete arrivare. Questi sono dei manifesti che abbiamo fatto, di questo vado molto orgogliosa, con il puzzle realizzato con tutti i path delle varie città. E quindi niente, abbiamo in sostanza, perché ovviamente una delle cose importanti è collaborare online e anche però disseminare, e quindi direi che più o meno io spero di aver dato un'idea di quello diciamo che abbiamo fatto. Io spero che insomma vi serva, che sia sufficiente Grazie Enrica, no, sei stata molto chiara Prego. e veloce, bravissima. Scusa se vi metto, mi dispiace, vi metto fretta, ma Niente, no, ma infatti, no, ma io sei infatti stata ho bravissima. cercato di essere concisa e dare un'idea, insomma. Se poi qualcheduno ha qualche problema, ha bisogno di avere chiarimenti, eccetera, ovviamente noi siamo qua e quindi basta contattarci via mail, insomma. Perfetto, perfetto, ti ringrazio. Allora, ma lasciamo magari le domande in fondo per chi rimane, in modo da cercare di chiudere nei tempi. Allora, passo subito la parola a Giusy Gualtieri per l'ultima buona pratica. Ciao a tutti, non Sì, ti sentiamo. so se mi sentite. Lo schermo, sì. Condivido lo schermo, sì. Allora. Ecco, scusate un attimo, ma c'ho il computer che è diventato improvvisamente lento. Intanto comincio a parlare. Mi chiamo Giusy Gualtieri, sono un'insegnante di storia e di filosofia del liceo classico di Todi. In realtà però il progetto che vi presenterò, che si chiama Does the Heart Have Borders, che non so se è in condivisione No, adesso, condividi? prova. No, È in condivisione sì, ora sì, vai, ora sì, ce l'ha fatta. adesso? Adesso è in condivisione, sì. Ecco, l'ho realizzato con la scuola nella quale lavoravo l'anno scorso, che è un liceo scientifico di Foligno. Io cercherò di essere breve. Volevo prima di tutto dire come mi era venuta in mente questa idea e poi come ho strutturato il progetto e come ho sviluppato alcune attività. Il titolo del progetto io l'ho tratto da lavorando, preparando una lezione su Kant. È proprio Kant che si chiede se la Terra ha dei limiti. Leggendo questa cosa qui mi è venuto in mente, visto che c'era l'emergenza a Lampedusa, di sviluppare un progetto sull'immigrazione. Non insegnando inglese, ma insegnando storia e filosofia, io cerco sempre di integrare i progetti twinning nel curriculum. Questo permette anche agli studenti di essere molto più impegnati nelle attività del Twin Space, perché io le valuto all'interno della disciplina, quindi fanno media a tutti gli effetti. Adesso vi faccio vedere anche tutte le attività che fanno i ragazzi, che valgono loro anche come attività di CLIL. Quindi l'obiettivo del corso era quello di analizzare il concetto della immigrazione, cioè il problema dell'immigrazione, da un punto di vista storico, da un punto di vista filosofico, da un punto di vista letterario, artistico. E in effetti, facendo questo, sono riuscita anche a collaborare con i colleghi del mio consiglio di classe, con la professoressa Stefania Meniconi, che insegna letteratura latina,
anche con i colleghi di storia dell'arte, oltre che con i colleghi di inglese. E questo è stato molto interessante anche per i ragazzi perché abbiamo potuto fare delle compresenze e poi vi farò vedere quali sono le attività che abbiamo sviluppato in compresenza. La prima cosa che ho fatto, ed è quella che hanno fatto anche le colleghe che mi hanno preceduto, è stato sviluppare il piano delle attività. Io non l'ho sviluppato direttamente sul TwinSpace, anche se poi ho allegato il file sul TwinSpace. Ho sviluppato le attività mese per mese, cercando di porre delle domande. Questo l'ho imparato da una collega tedesca con cui ho collaborato l'anno scorso. E sviluppare il piano delle attività all'inizio è molto importante perché nel corso dell'anno scolastico, con tutti gli impegni che si hanno, a volte si rischia di perdere un po' il punto della situazione. Avere invece un programma di marcia condiviso con i partners permette a tutti quanti di tenere le fila del progetto stesso. E questo permette anche di integrare quelle che sono le discipline che si studiano, il piano di studi che italiano, per esempio, con quello delle scuole europee e non solo europee, perché il progetto Does the Art Have Borders è stato un progetto di Twinning Plus e ha visto la partecipazione anche di una scuola tunisina. E questo è stato uno degli elementi più interessanti e in un momento anche un po' problematico. Non abbiamo tempo di spiegarlo, però poi si è risolto tutto per bene, diciamo. Quindi, una volta che abbiamo sviluppato il piano, l'abbiamo condiviso e ci abbiamo lavorato sopra, abbiamo attivato il TwinSpace. La ricerca dei partners è stata molto importante. All'inizio eravamo 7 scuole, alla fine siamo rimasti in 5. Con questi colleghi, parte dei quali vedete qui, altri in questo Skype conference non erano presenti, siamo stati costantemente in collaborazione e in contatto. In effetti, lo sviluppo del progetto e l'organizzazione delle attività ha sempre previsto all'inizio di ogni attività una Skype conversation. Questa è una cosa che io consiglio un po' a tutti di fare, cercare di conoscersi e anche di conoscersi bene, di vedersi in faccia, permette di stabilire delle relazioni che poi funzionano, perché la relazione con queste colleghe ha funzionato benissimo, siamo diventate amiche, questo ha permesso anche di lavorare sulle attività con molta più solerzia. E gli studenti sono stati coinvolti in vario modo. Adesso vi faccio vedere un po' delle attività che abbiamo elaborato. Allora, la prima attività è stata quella di presentare la propria scuola. Sorvolerei, ma mi interessava fare vedere quanto sia stato interessante coinvolgere le colleghe dell'altra sponda del Mediterraneo, della Tunisia. Questa pagina qui è stata una delle pagine più interessanti di quelle costruite, soprattutto all'inizio per rompere il ghiaccio. La seconda attività l'abbiamo costruita nel tentativo di sensibilizzare gli studenti alla problematica. Quindi abbiamo chiesto prima di tutto di informarsi sul fenomeno della migrazione e cominciando col descrivere cosa il concetto di casa significasse per ciascuno di loro. Questo per capire successivamente quanto fosse terribile perdere una casa. Quindi abbiamo utilizzato il Padlet nel quale ogni studente
Ecco, questi sono dei ragazzi della scuola primaria, perché la collega greca ha partecipato, ha voluto partecipare anche con una classe di studenti della scuola primaria. Quindi questa attività è stata un'attività di sensibilizzazione. Abbiamo chiesto cosa i ragazzi avrebbero portato nella loro sacca se avessero dovuto lasciare casa e successivamente abbiamo chiesto agli studenti di cercare sugli articoli di giornale che cosa i profughi portassero con sé per capire quanto simili o dissimili. In realtà ci siamo resi conto che quasi tutti avremmo portato le stesse cose. Un'altra attività molto importante, che è quella che vi dicevo di integrazione dei curricula, ha riguardato la lettura di alcuni brani dell'Odissea e dell'Eneide. Questa lettura noi l'abbiamo fatta in classe con la professoressa di latino. Abbiamo letto dei brani dell'Iliade e dell'Odissea all'interno dei quali si parlava proprio del naufragio. La costruzione delle pagine è stata molto divertente, nel senso che è molto interessante presentare le attività con dei quadri, delle opere d'arte che riescano ad interpellare i ragazzi da più punti di vista, non solamente dal punto di vista della lettura o della traduzione del brano. L'attività è stata costruita partendo da questa domanda, perché Enea e Ulisse sono molto importanti per noi. Alla fine di questa domanda la risposta è questa: Ulisse ed Enea sono dei profughi. E nel caso specifico la cosa interessante era vedere come Enea poi alla fine è stato il fondatore di Roma. Quindi con gli studenti l'idea che volevamo trasmettere era questa, che la nostra cultura nasce in realtà da ondate migratorie anche molto terribili. Attorno a questa problematica abbiamo sviluppato questa attività. Ogni gruppo avrebbe dovuto leggere l'estratto di questi due poemi e commentarlo a partire dalle emozioni, dalle suggestioni che i brani dell'Iliade e dell'Odissea avrebbero suggerito loro. Quindi qua c'è il brano sull'incontro di Ulisse e di Nausicaa. Abbiamo costruito l'attività in questo modo, mettendo su una parte di una griglia il testo dell'Odissea e sull'altra parte ogni studente leggendo avrebbe commentato in base alla propria sensibilità. E questa l'hanno fatta i ragazzi tedeschi, i ragazzi tunisini ed è stata veramente un'attività interessante. Un'altra cosa molto interessante è stata la costruzione di una mappa del peregrinaggio di Ulisse. L'attività chiedeva ad ogni ragazzo, alla fine della lettura del viaggio di Ulisse, chiedeva di trovare le immagini delle rotte dei migranti del 2000 praticamente, per fare una sorta di comparazione. E in effetti ci siamo resi conto che il Mediterraneo è stato sempre al centro di flussi migratori. Sempre a proposito della lettura di questi antichi testi, abbiamo scoperto che esisteva nel Mediterraneo un'antica legge dello straniero, che è in un certo senso la legge una legge che si basa sul cosmopolitismo. E qui i ragazzi sono stati veramente autonomi, nel senso che nel momento in cui hanno compreso quello che era lo scopo del progetto, hanno proceduto in maniera sorprendente, creando anche delle pagine in cui spiegavano che cosa avevano appreso dalla lettura degli antichi poemi.
fidandosi anche a vicenda. E in particolare, questa è stata sempre un'altra cosa molto interessante dal punto di vista dell'interdisciplinarietà, tutto quello che di volta in volta studiavano nelle altre materie lo facevano confluire all'interno del Twin Space. Questo è un ragazzo del liceo di Foligno, sotto ha risposto un ragazzo no, questo sempre del liceo di Foligno, però questo glielo far vedere, sì, il ragazzo della Tunisia ha risposto, diciamo, ha colto il suggerimento postando e facendoci conoscere questa poesia di Darwish. L'altra cosa interessante che siamo riusciti a fare è lavorare in gruppi internazionali. E per fare questo, ci siamo avvalsi dei forum. Nel forum noi abbiamo aperto dei thread nei quali, gli studenti insieme, gruppi internazionali avrebbero dovuto elaborare determinate tematiche. Il risultato di queste tematiche andava poi a confluire in maniera più organica ed ordinata nelle pagine del Twin Space, rispondendo alle sollecitazioni che gli insegnanti davamo loro. E di solito le sollecitazioni erano di tre tipi. Uno riguardava la costruzione delle conoscenze a partire da quello che i propri compagni avevano scritto nel forum. Un altro riguardava la comprensione delle proprie emozioni a partire dalle tematiche a volte anche abbastanza forti trattate, e l'ultimo era di esprimere le proprie idee attraverso immagini, attraverso poesie, attraverso vignette e caricature. E questa è stata un'attività anche molto, molto interessante. L'altra cosa carina che siamo riusciti a fare è la competizione per trovare il logo. Siccome in questo Twin Space gli studenti della scuola primaria erano assenti per evidenti motivi, visto che le loro fotografie sono dati sensibili, abbiamo fatto in modo che il logo, che poi è diventato il logo del nostro progetto, fosse proprio quello realizzato dai bambini. Per scegliere il logo abbiamo fatto una sky call di tutte le scuole, e la premiazione è avvenuta, diciamo, in diretta, ed è stato anche questo molto carino. L'ultima cosa che vorrei farvi, anzi le ultime due cose che vorrei farvi vedere sono, ecco, questa è l'attività sulla quale poi io li ho valutati a livello disciplinare. Abbiamo introdotto il concetto di cosmopolitismo e abbiamo chiesto a ciascun ragazzo di creare con questo tools, che è Blend Space, di creare una lezione sul cosmopolitismo. Quindi ogni studente di ogni scuola europea e, diciamo, del Mediterraneo ha creato una parte della lezione su Kant e il cosmopolitismo. Quindi un'altra cosa importante che consiglio sempre, che mi è stata consigliata sempre di fare, è la creazione di forms per la valutazione. E questi sono interessanti perché permettono anche ai ragazzi di ricapitolare tutto il percorso che hanno sviluppato, che hanno affrontato nell'arco dell'anno scolastico, perché questo progetto è durato un anno scolastico in realtà. La conclusione di questi Google Forms è stata poi, ecco, diciamo, trasformata nei grafici, no? Come Google Forms permette di fare. E le risposte che i ragazzi hanno dato sono veramente molto, molto interessanti. Tanti ragazzi alla fine del progetto hanno cambiato la propria idea sul problema dell'immigrazione. L'attività però più importante, forse, di tutto il percorso è stato, a coronamento
del percorso, le esperienze che siamo riusciti a fare al di fuori della scuola sul territorio. La scuola tedesca ci ha fatto vedere questa mostra sul percorso che fanno i migranti per arrivare in Germania, e noi quello che abbiamo fatto è stato invitare nella nostra scuola due operatori sociali del CIDIS di Foligno, uno dei quali, Bacari, eccolo qui, è un migrante che ci ha raccontato le sue peripezie prima di arrivare in Italia e che da migrante che rischiava di morire nel suo viaggio sia nel deserto che nel Mediterraneo, adesso è diventato integrato pienamente nella comunità di Umbra e lavora anzi come operatore sociale per accogliere i migranti. Quindi diciamo che il percorso ha avuto un lieto fine perché ci ha Grazie. permesso di Grazie. conoscere, Sì, no, ti ecco, scusa se ti veramente interrompo, ma un appunto abbiamo i migrante. tempi. Però è veramente Comunque molto sono stata interessante. fuori E di nuovo i nostri corsisti sono un po' depressi perché la qualità è veramente tanto eccellente. sì. Però veramente ci tengo a ripetere che queste sono le eccellenze. Forse la prossima volta, nella prossima edizione, faremo vedere anche magari dei progetti più semplici. Però voi li dovete interpretare come spunti, come diciamo, un obiettivo a cui tendere e che sicuramente poi riuscirete anche a raggiungere, se non totalmente in parte. Per l'appunto, appunto, questo è un progetto che ha vinto anche il premio europeo del Mediterraneo, anche Antoniella Cirello ha vinto il premio europeo, quindi insomma si tratta veramente di progetti altro che 10 e lode, insomma 100 e lode. Niente, appunto, è anche interessante come vedere come qui Giusy ha praticamente fatto veramente un progetto completamente integrato curricolarmente, ha fatto scuola in modo diverso, ha usato i twinning per fare le sue lezioni, quindi ha veramente integrato totalmente nel curriculum il progetto. E, perché twinning non è solo per insegnanti di inglese o di lingua, ma anche appunto per insegnanti come lei di storia e filosofia. Niente, per riepilogare anche gli altri progetti che sono stati presentati, appunto abbiamo avuto il progetto con la matematica, Enrica Maragliano, vedevo c'era un po' di movimento in chat, è anche ambasciatrice ScienceFix, quindi è un'esperta, appunto, vedevo che ha già condiviso dei tools che hanno suscitato interesse. Enrica, se ti interessa fare un piccolo evento dentro a questo corso, di quelli spontanei, diciamo, da qui alla fine del mese, contattaci che Il dentro le. problema è che io da qui alla fine del mese ho troppe cose da fare perché ho lo scambio con gli spagnoli alla fine di maggio e quindi sono messa malissimo. Ok. Vabbè, allora Però magari lo faremo magari prima. ci vediamo, nel senso che volentieri, cioè per me va benissimo aiutare, cioè voglio dire condividere i tool. Chiaramente io domani faccio questa cosa in 3 ore e non so nemmeno se mi bastano, quindi magari ci vorrebbe un po' di tempo per Certo, però più puntate. sicuramente ti possono contattare anche magari quelle persone che sono particolarmente interessate perché magari insegnano materie anche scientifiche, matematica, ti possono contattare anche sui twinning per avere magari dei suggerimenti. Certamente, sì, se volete scrivo anche la mia mail, diciamo, adesso la scrivo in chat così rimane se qualcuno mi vuole contattare o Guarda, per abbiamo messo mail o comunque i mail. contatti, Giulia ha messo i contatti degli ambasciatori, trovate lì poi tutti i contatti, quindi se volete chiedere degli approfondimenti potete anche farlo così. Niente, io ringrazio veramente tutti, non vorrei, non so, chiedo anche ai colleghi, non c'è tempo per le domande, penso qui ci buttano fuori e penso che siamo tutti comunque abbastanza stanchi. Magari ecco, una piccola cosa, un appunto riguardante l'esercitazione della progettazione, perché c'erano tante domande sia ora che anche nel forum.
dall'esercizio della progettazione è nato un progetto che sembra poter partire domani, nel senso che vi siete trovati, avete trovato un partner, una bella idea e volete registrare il progetto, ecco, nulla lo vieta, potete dar vita a dei progetti veri e propri. Ricordatevi però che se fondate un progetto tra due docenti italiani è un progetto italiano e rimane italiano, quindi se la vostra idea invece è quella di fare un progetto europeo, trovate prima un partner europeo e poi aggiungete l'altro italiano o gli altri italiani al progetto. E poi comunque, insomma, siamo a fine anno, non so se ce la fate, se no lo prendete come un esercizio anche quest'anno e poi il prossimo anno magari fate un nuovo progetto europeo. Sì, vedo che prima che i più si disconnettano. Volevo dirvi che abbiamo pubblicato una nuova sezione all'interno del gruppo. La trovate intitolata, è una pagina intitolata Valorizzare i progetti i twinning, quindi una sezione con delle sottopagine in cui parliamo di criteri di qualità, come candidarsi al certificato di qualità e come organizzare il Twin Space appunto per valorizzare il progetto e anche facilitare la valutazione del progetto stesso se richiedete un certificato di qualità nazionale. Quindi, come per le precedenti sezioni, trovate qui delle informazioni, dei link anche a appunto risorse esterne al gruppo. Abbiamo anche creato una nuova pagina dedicata alla terza parte delle esercitazioni e all'interno di questa appunto trovate tutte le informazioni, le istruzioni per completare quindi le vostre esercitazioni, compreso il link al test finale di cui parlava Alexandra all'inizio di questa sessione. E come già detto, diciamo, il corso si conclude oggi con il terzo incontro in sincrono, però vi lasciamo appunto del tempo aggiuntivo per poter completare le esercitazioni, non soltanto la terza parte, ma anche la seconda e la prima, insomma, se c'è qualcosa che ancora non avete terminato. E diciamo che potrete fare questo, quindi concludere le attività del corso entro il primo maggio, primo maggio incluso. Quindi a partire dal 2 maggio, diciamo, ciò che farete dal 2 maggio in poi non potrà essere conteggiato ai fini dell'emissione dell'attestato di partecipazione, per cui completate appunto le attività entro il 1º maggio e continuate ad utilizzare i forum se avete delle domande, insomma, e non esitate a contattarci per chiarimenti. Ultima aggiunta, l'esercitazione 3 appunto consiste in questo test che riassume un po' tutto quello che è stato fatto. Fatelo con accanto la lista delle attività che avevate preparato per l'esercitazione 1, perché ci saranno delle domande in cui prendete, avere quella lista vicina vi servirà per rispondere. E in teoria si fa una volta sola, però ecco, non siamo fiscali se per qualche motivo sbagliate, ci contattate e magari vi permettiamo di rifarlo e valutiamo solo il secondo, l'ultimo inviato. Va bene? Perfetto. Bene, grazie a tutti. Allora interrompo la registrazione e ci vediamo nel gruppo.